La Giunta Marsilio vuole ridurre il parco regionale Sirentevelino. L'area protetta, istituita nel 1989, secondo i piani della regione, perderà circa 8.000 ettari di territorio, che più o meno corrispondono a 4.000 stadi come quello adriatico di Pescara, tribune comprese. Il governo abruzzese vuole ridestinare l'area all'attività venatoria e a diverse azioni speculative. Secondo i promotori della riperimetrazione, questo consentirebbe lo sviluppo delle aree interne. Nel parco però sopravvivono numerose specie protette, dall'orso al camoscio. Qui inoltre depongono le uova diverse tipologie di rapaci che rischierebbero di finire nel mirino dei cacciatori. Interesserebbe zone dove nidifica l'aquila reale, addirittura un nido di aquila reale sarebbe escluso da ogni forma di protezione e quel territorio tornerebbe aperto alla caccia, così come un nido di gufo reale, un nido di lanario, una specie di falcone protetto a livello comunitario, addirittura come prioritario, ce ne sono pochissime coppie in Abruzzo. Ebbene, la regione vuole tagliare proprio l'area dal parco, vuole escludere dal parco proprio l'area dove questa rarissima specie nidifica. Questo fa capire quando sia sconsiderato questa proposta di taglio, non basata neanche su presupposti scientifici, anzi è proprio all'opposto, perché appunto escluderebbe da un territorio protetto i siti di nidificazione delle principali specie protette a livello europeo. E certo non si può pensare che per andare dietro a qualche cacciatore che vuole vedersi riaprire quei territori appunto all'attività venatoria si possa diciamo far finire quel sogno di protezione della natura, che è un fatto assolutamente obbligatorio. Inizia la mobilitazione popolare. Ieri un presidio a Rocca di Mezzo davanti alla sede amministrativa del parco. Presenti movimenti per l'ambiente, partiti politici e liberi cittadini, con l'intenzione di bloccare la riperimetrazione e chiedere il rilancio dell'area protetta con maggiori investimenti. Credo che, come facemmo in passato, dobbiamo attaccarci come le cozze ai proponenti di questa cosa, perché l'unico modo per farvi tornare indietro è che pensino di perdere più voti di quanti pensano di guadagnarne. Non abbiamo a che fare con dei gentiluomini e, siccome sono pure dei tamarri, non possiamo neanche usare gli argomenti dell'illuminismo, altrimenti non saremmo di fronte alla reiterazione di questi tentativi. Ora non mi vengano a dire che continuare a fare l'assalto ai parchi sia il futuro dello sviluppo dei nostri territori, perché oramai è sottosviluppato tutto dalle nostre parti.